Pogba e ha avuto un fastidio di dietro alla gamba e domani dopodomani gli esami strumentali diranno se c'è qualcosa o no. Al di là di questo, ecco, faccio domanda io sulla partita. La sensazione è che l'abbia preparata con consapevolezza, cioè evitare di prendere rischi e poi pian piano di uscire. È così? Ma io credo che la squadra stasera abbia fatto una buona partita. Delle tre, la peggiore è stata Udine. Col Bologna è stata una buona prestazione e stasera è stata migliore perché abbiamo avuto una tranquillità sia nella gestione della palla che nella fase difensiva. E soprattutto sono contento degli attaccanti che sono stati molto ordinati. Hanno permesso alla squadra soprattutto di concedere poco e niente e sono stati bravi anche nella fase offensiva. Ma Buonasera mister, Maurizio Zinni, Easy News, Teletruria, porto i saluti degli amici di Santa Croce e della Coiopelli, che conosci benissimo. Una Juventus secondo me molto più reattiva nella seconda frazione di gioco e anche a livello atletico mi è sembrata una cosa molto più buona. Questo è un buon segnale, era successo col Bologna, in questo momento stiamo lavorando forte perché comunque poi dovremo affrontare un'annata importante dove la prerogativa nostra, oltre che cercare di giocare bene, bisogna essere a posto fisicamente perché comunque siamo una squadra con meno esperienza rispetto alle altre con cui lottiamo per entrare nei primi quattro posti e quindi bisogna sopperire con il lavoro di squadra, con la corsa, cercando di andare a migliorare in questi mesi con il miglioramento dei singoli giocatori e il miglioramento della squadra. Buonasera, mister Sergio Baldini, Tuttosport. Ho visto Vlaovic, di là del rigore sbagliato, molto più pulito nel giocare la palla e anche molto più sereno, mi è sembrato. Di solito era uno che si innervosiva tanto, sprecava energia. Mi sembra molto più combattivo, ma tranquillo. È perché sta meglio fisicamente, è anche maturato a livello magari di gestione delle emozioni della partita. Io credo, innanzitutto, prima di tutto, credo che sia meglio fisicamente, poi è normale, più passa il tempo, più matura nella gestione della palla, nella serenità nel giocare, e sono stati tutti due bravi, sia Vlaovic, Chiesa e anche Milik e Ken quando sono entrati, ecco. E su questo sono molto contento perché comunque il gruppo, anche stasera ha dimostrato di essere, sta diventando una squadra, significa che anche chi non gioca comunque partecipa alle vittorie, purtroppo abbiamo una partita a settimana e quindi qualcuno giocherà un po' di meno, però l'importante è arrivare all'obiettivo finale. Una cosa velocissima, Max, hai cambiato le due fasce, no? Che sono una parte importante di questo sistema di gioco, se sei soddisfatto di loro. Sono soddisfatto di entrambi, oggi c'era bisogno di ampiezza di cross, Weah poi comunque, non scordiamoci che è un giocatore di 23 anni che è arrivato in Italia cioè, ha fatto bene all'inizio, brillante, poi dopo ha accusato un pochino sia Udine che Domenica, anche se Domenica al secondo tempo era andato in crescendo, però poi può diventare un cambio importante. Cambiaso ha fatto una bella partita a Udine, però dico che giocare nella Juventus non è facile, soprattutto perché c'è un grande dispendio di energie fisiche, ma soprattutto mentali. E stasera è entrata, ha fatto un buon subentro. Kostic è un giocatore affidabile, stasera ha fatto una bella partita, ma così come ha fatto la stagione l'anno scorso. Buonasera mister Marco Guidi, Gazzetta dello Sport, complimenti per la vittoria. Mi ha bruciato la domanda su Kostic, però aggiungo allora l'altro volto nuovo di oggi, soprattutto Gatti che non aveva ancora debuttato, mi sembra, in partite ufficiali quest'anno, prima dal primo minuto, zero gol subiti, se può spendere due parole anche per lui. Gatti ha fatto una buona partita, all'inizio ad Udine ho preferito Alexandro che ha fatto una bella partita, non è perché magari Alexandro domenica scorsa ha avuto una lettura sbagliata, è stato bocciato, è stata una scelta oggi fatta su Gatti, come ci sarà poi in avanti su Rugani, sono tutti giocatori affidabili e quindi quando li metto in campo sono sereno. Per dire l'ultimo gambo?
Ciao. No, se non ho capito male, prima hai detto che la peggiore delle tre partite è stata Udine. Assolutamente. Ecco, volevo che mi spiegassi un po' come mai. Allora. No, io non l'ho perché, vista. Perché voi guardate il risultato, e invece a Udine io a fine. Voi giustamente guardate il risultato. Non so, il primo tempo no, perché il primo tempo abbiamo subito 5 occasioni da gol, abbiamo subito 14 tiri in porta e sul 2-0 hanno avuto 2 occasioni loro al 45esimo e invece dopo il calcio, siccome un mio amico dice sempre l'ha inventato il diavolo, dal 2-1 siamo andati al 3-0 e quindi l'opinione cambia. Col Bologna siamo stati criticati perché col Bologna ha tirato 4 volte in porta. Se no. Quindi la stai misurando anche sui tiri che hai subito, il progresso della squadra. No, zero. Ma infatti la migliore è stata quella di oggi. Ho detto la peggiore è stata quella di Udine. Io a fine della partita ero arrabbiato, cioè non contento. Un conto è essere contento del risultato, giustamente. Un conto è essere contento della prestazione. Cioè non puoi subire sul 3-0 14 tiri in porta. Vuol dire che la squadra manca in solidità mentale. E qui perché è un fatto di crescita. Col Bologna la prima mezz'ora abbiamo fatto fatica perché comunque abbiamo lavorato tanto e come oggi il primo tempo eravamo meno brillanti, poi il secondo tempo la squadra è cresciuta fisicamente. Questo vuol dire che abbiamo lavorato molto, ma anche è un obiettivo nostro. Però la squadra è stata più solida, è stata più unita, le due punte ha lavorato bene, per dire sono molto contento di Federica e Vlaovic, di come sono stati in campo, a parte la parte offensiva che hanno fatto una bella partita, ma nella fase difensiva. Se le punte stanno ordinate noi di dietro soffriamo di meno e siamo stati compatti e quando recuperiamo palla siamo ripartiti tante volte. E quindi secondo me a Udine è stata la peggiore perché poi Udine, la prima palla errore gol, la seconda palla errore gol, poi sono andati là, loro sbagliano e ti fa il terzo gol. Quindi, e poi dopo subisci 14 tiri in porta. Questo è quello che ho visto io in partita, è che le partite quando infatti noi bisogna trovare il giusto equilibrio nel avere nella gestione della palla, ma avere una solidità difensiva che ti consente poi di attaccare meglio. E su questo bisogna lavorare e crescere. Per stasera sono rimasto meravigliato in positivo di come i due davanti, Vlaovic e Chiesa, a parte anche Milik e Ken quando sono entrati, hanno lavorato, sono stati ordinati proprio nella fase difensiva, a parte in un paio di situazioni, però sono stati bravi e aiutano la squadra. E quindi su questo bisogna continuare a lavorare. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.